Simone, siamo in diretta? Mi dicono che siamo in diretta. Ce lo Guarda dicono così. questa. No, per me no, no, io faccio senza, anzi. Caspiterina. Allora, abbiamo subito. Ciao a tutti, Ciao, ragazzi, ciao, bentornati su ciao. Dododo Amici vicini e Vibes. lontani, Esatto, proprio. esatto. E non riesco più a capire perché non parte la sigla. Parleremo con i tecnici di questa grandissima radio. Ricordiamo a tutti che siamo su Salutiamoli. Radio Passeggiata presso Bla 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 Bar e che questo programma è ovviamente Dododo Vibes. Già The l'ho detto. Vibes. Già l'ho detto, già l'ho Sì, detto. più di una volta, però Perfetto, allora come state? Sempre questa è la domanda classica, anche se so che nessuno di voi risponderà. Come state? e Guarda, c'è anche il chi se ne sole. frega fondamentalmente. No, non mi rovinare subito, non mi rovinare subito. Scusa. E niente, siamo di nuovo qui a rompervi le scatole con la nostra bellissima musica che al nostro Stefano, abbiamo capito, non piace. Non è vero, me l'ho rinfacciato, me l'hai Te l'ho detto che rinfacciato. l'avrei rinfacciato, esatto. E che diciamo subito, anche oggi abbiamo delle grandissime, grandissime sorprese e strabilianti, direi. Oggi andremo proprio nel tecnico di un argomento in particolare, Che ma ci sta molto a cuore anche che questo, ci sta. Allora, assolutamente. tutto quello che portiamo da Vibes, ovviamente, è sentitissimo. Detto ciò, possiamo anche dire che chiamiamo degli esperti che ne sanno parlare molto più di noi, per appunto, mamma mia, che bello queste dissolvenze proprio, che appunto ci spiegherà nel dettaglio l'argomento che affronteremo oggi. E ovviamente andiamo sempre un po' fuori programma rispetto alla reggae music, ma noi ovviamente ci occuperemo di rendere le reggae vibes sempre presenti in questa trasmissione. Allora, oggi ci tenevo a dire, aspetta, non riesco ad aprire sempre questa cosa qui, vabbè, non fa niente. Oggi dicevo, volevo dire a tutti quanti due cose importanti prima di iniziare. La prima è che ci hanno dato conferma un sacco di ospiti che verranno. Parliamo di musicisti e musicisti locali, musicisti reggae, Grande, ok? O ok. comunque che hanno, diciamo, si sono immersi nel mondo della musica reggae qui dalle nostre parti. In particolare, una cosa che non ho mai più detto perché mi è sempre passata, il nostro grande Plaza, la sera della manifestazione, ha confermato, e io lo dico qui in diretta davanti a tutti, ok? Quindi Andrea, se ci stai ascoltando, sallo, ci ha Ciao Plaza. confermato che da giugno, dopo giugno, sicuramente verrà in trasmissione a farci compagnia, non solo, forse ci canterà. Oh cavolo, Dopo questa era. tantissimo tempo, questa è una super news, Questa è una bella news. ovviamente, Buon esatto, Plaza, e anche perché è quindi tanto che non lo sentivo più cantare. in tanti non lo sento più cantare, infatti siamo molto molto contenti di questa esclusiva che ha detto ci darà, Bene. tra virgolette, Grande ok? esclusiva per Dub Vibes, Certo, cioè una grande. super Ciao Andrea, esclusiva. grande, l'aspettiamo tantissimo. Ciao, ciao, ciao. E un'altra cosa che invece volevo dire era che posso cominciare anche io a comunicare al mondo che dal 3 maggio pubblicheremo proprio qui in trasmissione il mio primo, anzi il mio secondo videoclip ufficiale In di diretta. un, diciamo, del primo album che sto per far uscire. Dai, Quindi, grande, per chi mi complimenti. conosce, mi raccomando, segnatevi il 3 3 maggio, 3 maggio prossimo. maggio qui in trasmissione, l'8 maggio ci vedremo sicuramente all'Hub Bicicleario con tanto di proiezione, ma poi ci torniamo. Chiusa la parentesi, passiamo alla musica. Sperimentazione, oggi usiamo un altro strumento elettronico per mandare la musica e oggi mi volevo soffermare nella musica su tutti quegli artisti molto simili a me, ma sicuramente più grandi, che fanno tutto da soli. Quindi i solisti del panorama, e per iniziare io direi di andare subito, un attimo che ce l'ho tutto qui, direi di iniziare subito con uno dei miei preferiti che si chiama Flox ed è un ragazzo francese e il pezzo che andremo ad ascoltare si chiama Words. Sentiamo se sta fuori, se fuori. Hey, I'm talking to you. You better listen to my song. It's not just about the music, so don't get me wrong. I could sing. You're so sexy, baby. I want your body, lady. You think that's my destiny? Well, maybe. Or just in case it's not, I'll give you my best shot. My job is to make you listen to the words and why not read this sound. Are you listening now? 'Cause if you're not, I'm turning this off. Because you never, never give a fuck about the words, 'cause you're so fed up
are listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect you, is an arrest. You never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I'm listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ease and the rest. Still talking to you, what? You think I got it all wrong? That it's just about the music, the words make it sound like a song. I should sing, gonna cover your mouth. Yeah, good fucking cup is a dead one. To make people listen to my charming song. Well, I'm afraid it's not gonna be my best shot. I just write down some simple words and sing them as a sound. Are you listening now? Cause if you're not, well, you don't have to turn it off. Because you never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I'm listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ears and arrest. And you never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I'm listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ways and the rest. Veramente eccezionale, si fa tutto da solo, fantastico. E sempre per andare, diciamo, un po' a prendere chi ama fare musica da sé, un'altra ragazza che metto subito perché ho proprio voglia di ascoltarla è, signori e signori, Sum T, Puff the Police. Now y'all put down your weapons, please roll your puff on the screen. And then you take off your uniform, quit bound out and me. Team to the Zoom, easy officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weeds that'll make you dizzy. Inhale it and exhale it, get high and let it be. Puff the police, yeah, man, now when me sound the nuts, said, puff the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dirty, the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. Slave your wicked mind, pop on this wicked police. It'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. It will tell you things that make your head ring ring like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect a maze to rub it in when you know it's just a weed you need that you'll be covered in. I said, puff the police.
panic now. And I'm telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah. Puff, puff the police. Puff the police. Do you hear me now? Yeah. The police, yeah, yeah, puff it. Yeah, I'm telling the police to stand up and get down. I'm puff the police. Puff, puff, puff it. I puff, 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 puff the police. Di nuovo, allora, se ci vedete un attimo, diciamo, impegnati qui davanti, è perché abbiamo questo fantastico computer che ogni tanto non ci dà la freccetta per trovare. E no, non in solo effetti mi mette un po' in difficoltà. Non riesco ad aprire la mia cartella con i miei sottofondi musicali da lasciare mentre siamo qui a parlare un po' di tutto quanto. Ma non fa niente, lo troveremo. Allora, cominciamo innanzitutto a dire di che cosa parliamo oggi, ce lo dici tu? Lo dico io. Dai, dici. Allora, l'argomento già ne avevamo trattato un po' di tempo fa. Avremmo voluto la persona che stava per entrare in trasmissione qualche settimana fa. Visto proprio per la coincidenza che c'era con il World Family Congress. E parlare un po' di quello che sta accadendo in Italia riguardo al disegno di legge Pillon. Infatti l'avevamo già anticipato già. L'avevamo anticipato dicendo proprio la manifestazione di Verona, l'anti-manifestazione che si era creato, portando anche un po' di cose che stavano succedendo sul momento. Però non ne abbiamo mai. La manifestazione poi, tra l'altro, avvenuta a Verona, la contromanifestazione, dove sono scese in piazza più di 100.000 persone, ci sono state insomma anche strascichi a seguito nelle settimane successive. Però vorrei magari avere l'opportunità, visto che mi sta a cuore, poterla affrontare con una persona, una specifica persona, una persona, un tecnico, certo, che riesca a spiegarlo magari in breve tempo e dare un po' un'idea di quello che sta accadendo, perché non è soltanto il disegno di legge Pillon, ma ci sono anche altre situazioni. E a questo punto, proprio per parlarne, chiamiamo la nostra ospite, la nostra speciale. Ospite. La chiamiamo subito, sì, e poi dopo semmai rimettiamo un pochino di musica. Signori e signore, diamo un caldissimo benvenuto alla nostra cara Simona. Simona, sapevi che andavi in diretta? No. È un'emozione, okay. È qualcosa di bellissimo. Ecco, c'è una cosa che ci sfugge ogni volta, è quello di dire sì, vi intervistiamo, è una radio, non diciamo mai che è una web radio e non diciamo mai che andiamo anche in diretta. Ma c'è anche il video, guarda, saluta al lato. Ti crea problemi questa cosa? Ma diciamo che pensavo che non mi vedesse nessuno. Dai, dai, no. Banda le ciance, cioè, anzi anche perché l'argomento è bello pregno di cose, quindi bisogna parlarne. Allora, ti introduco Simona è la rappresentante legale dell'associazione. No, ecco, già qua, si presenta da sola, sono ok? Avvocata che lavoro e che svolgo la mia professione anche per la Casa delle Donne. Anche dell'associazione Casa delle Donne, che e nonché mia avvocata, poi tra l'altro. questa cosa vorrei vedere, non so se è peggio o no, comunque, certo. Per un cliente come me, però comunque, ecco, noi, visto comunque le tue partecipazioni e la tua esperienza, ti abbiamo proprio chiamato per parlare di quello che sta accadendo in Italia. E soprattutto per il cambiamento che c'è in atto riguardo alle leggi che definiscono un po' il diritto di famiglia. Esatto. E il disegno di legge Pillon nello specifico. Ok. E, intanto che cos'è il decreto Pillon, se ne vuoi parlare o comunque dimmi te quello. Sentiti libera di affrontare. Sentiti libera di affrontare. Noi abbiamo chiamato te proprio perché ne potevi parlare meglio di per noi. Ho preso anche appunti. Sì. Certo. Allora, con il DDL Pillon, che è il disegno di legge, non decreto, perché decreto significa che è legge ancora, che, no? Speriamo che ancora non sia mai. 7:35, vengono introdotte delle modifiche al diritto di famiglia.
questo disegno di legge, che è stato oggetto di opposizione e che per il quale ultimamente anche il senatore Spadafora, se non sbaglio, ha detto che bisogna archiviarlo, eccetera, però è inserito in un contesto di modifica del diritto di famiglia, e accanto a questo ci sono altri disegni di legge che sono oggetto di discussione. Disegno di legge che cosa prevede? Cioè, quali sono questi capisaldi per cui modifica del diritto di famiglia? Prevede l'obbligo di mediazione, la cosa più eclatante che è stata contestata, l'obbligo di mediazione obbligatoria nella regolamentazione dei rapporti in sede di separazione. Quindi si andrebbe a spostare la regolamentazione dei rapporti dal tribunale invece a una situazione privata, mediatori e coordinatori familiari per definire un progetto familiare che andrà a regolamentare la vita dei genitori e dei figli fino a che non diventano maggiorenni. Perché opposizione? Perché la mediazione non può essere obbligatoria, e questo è apertamente in contrasto con la Convenzione di Istanbul, che stabilisce che la mediazione, questo tentativo di mediazione, dovrebbe essere facoltativa, ma soprattutto è esclusa nell'ipotesi di violenza endofamiliare. Cioè, qual è il... endofamiliare, esatto, quindi proprio... La violenza all'interno della famiglia, esercitata da uno dei due, generalmente purtroppo è l'uomo nei confronti della donna, a cui può assistere. Allora si chiama violenza assistita anche il figlio minore, quindi potrebbe esserci una violenza fisica o psicologica nei confronti del minore, oppure può assistere alla violenza che è anche quella una violenza psicologica. Quindi va questa modifica, in altri termini, questa modifica del diritto di famiglia va a equiparare tutte le famiglie, soprattutto a non prendere proprio in considerazione invece questa realtà che è quella della violenza all'interno della famiglia. E ricordiamo che nella maggior parte dei casi, diciamo che la violenza domestica è proprio la casa dove si sviluppano la maggior parte delle violenze, sia psichiche che fisiche. Certo, insomma, è proprio... Certo, quindi, assolutamente. C'ha una certa importanza in realtà. Assolutamente, e quindi questo significa che tutto quel lavoro che negli ultimi anni si è cercato di fare di emersione della violenza, quindi di convincere la donna a denunciare, eccetera, con questa normativa si andrebbe a proprio... ritornare indietro, perché immaginiamoci, in una situazione di mediazione obbligatoria, la donna maltrattata che deve trattare col maltrattante per definire dei rapporti con i figli. Si prevede, altra cosa del DL-Pion, i tempi paritetici con i figli, stesso tempo tra padre e madre, anche nel caso in cui poi tra l'altro ci sia un'ipotesi di violenza, quindi anche se uno dei due genitori ha attuato delle violenze nei confronti di un minore, del proprio figlio, comunque a detta del disegno di legge, deve comunque passare del tempo col padre o con la madre, col genitore che ha attuato violenze. Sì, anche perché poi sappiamo benissimo, c'è una discrasia differenza tra quello che è il procedimento civile e il procedimento penale. Quindi nel corso del procedimento civile, che si vanno a definire i rapporti, intanto il procedimento penale ha dei tempi molto più lunghi, e fino a che quindi si abbia una... passa del tempo prima di avere una effettiva condanna, eventualmente il riconoscimento della sussistenza di una violenza. Passa il tempo. E allora che si potrebbe anche reiterare la violenza nel frattempo, quindi, cioè, giustamente, c'è il rischio di che questo accada, e quindi
non è preso per niente in considerazione. Non viene preso in considerazione. Addirittura uno di questi disegni di legge, diciamo cugini del DDL Pillon, prevede modifica del reato di maltrattamento in famiglia. L'attuale reato di maltrattamento in famiglia richiede una condotta, diciamo così, abituale. Il nuovo testo invece richiede un maltrattamento continuativo, cioè se tu se la condotta è maltrattante, è intervallata da periodi di serenità, cosa che poi psicologicamente accade in una situazione di maltrattamenti, allora si potrebbe non avere condanna. E sempre questo disegno di legge, diciamo così, cugino del DDL Pillon, prevede una modifica della sanzione penale prevista per il reato di maltrattamento e di mancata mantenimento, che è quello dei lavori socialmente utili. Ora, questo ci fa comprendere la sanzione, cioè la misura della sanzione ci fa comprendere l'importanza, no, che l'ordinamento dà a un certo tipo di reato. Ridurre la sanzione ai servizi significa anche, come dire, sminuire e ridurre il valore che dà l'ordinamento a quel tipo di reato. Va bene, cavolo, questo già è uno degli aspetti. Poi, tra l'altro, volevo chiederti che cosa ne pensi anche della condanna che ci ha avuto Pillon nei confronti dell'associazione LGBT, in condanna al risarcimento. Sì, è stato. Beh, lui ne ha parlato, ha detto che è come una medaglia, quindi. Per lui è una medaglia, che poi tra l'altro io trovo anche molte similitudini nei confronti di quello che anche un amministratore locale ha fatto nei confronti di un altro ragazzo facente parte anche lui di un'associazione LGBT. Facendo tramite, commentando, anzi rispondendo, come aveva detto lui, a questo ragazzo in maniera un po' sprezzante. Parecchio sprezzante. Questo ragazzo. Quindi possiamo dire senza dare nomi, però possiamo dire cosa è successo. No, sì, questo sì, ma più che altro è per la linea che trovo un fil rouge tra queste cose, dal locale, amministratore locale, sempre della destra, insomma, e un decreto, un disegno di legge Pillon che tende un po' anche a, no, soprattutto a ridisegnare un po' la figura della donna, che ma soprattutto a non soprattutto a come dire, sottolineare ancora e sempre di più una differenza, no, una mancanza di parità, perché qui c'è un progetto proprio, perché un disegno ben definito, insomma. Faccio un esempio, questo indipendentemente dalla violenza. Comunque uno degli aspetti del DDL Pillon è quello della mancata, cioè del mantenimento diretto, cioè si ritiene che entrambi i genitori devono essere per lo stesso tempo insieme al figlio, e che quando ciascuno sta con il proprio figlio, come dire, lo mantiene lui, certo. Ok? Questo però presuppone, se in linea di principio potresti anche pensare che sia una cosa buona, no? Dipende però sempre. Però presuppone una equiparazione dell'uomo e della donna. Stipendio sia nell'ordine. Esatto. Tutta una serie e probabilmente di cose, questo, no? Può avvenire in ordinamenti, società in cui c'è un'equiparazione. Se non c'è, si parte male, si parte già in svantaggio. Purtroppo sì. E non si garantisce, tra l'altro, altra cosa, questa ci tengo, se è vero che anche lì in linea di principio è giusto esercitare la bigenitorialità, assolutamente, cioè certo, entrambi, padre e madre, allo stesso modo, però poi bisogna vedere caso per caso quanto, diciamo così, la divisione di tempi al 50% possa essere, come dire, efficace e utile per la crescita dei bambini, a seconda poi dell'età, certo, perché certo, magari quando si è più piccoli magari si ha bisogno di una presenza un pochino più, no, oppure di posti fissi, cioè certo, di avere una stanza, una camera, di avere una, perché dà maggior sicurezza. Certo. Ma poi tra l'altro anche sul decreto sempre su Pillon c'era
Io a parte che trovo delirante il fatto che comunque ci debba essere un mediatore che debba fare debba comunque decidere per... Però purtroppo per si arriva, nel senso, nonostante siamo nel 2019, nonostante magari le persone, no, anche le più tranquille, adesso siamo partiti dalla violenza, ma in generale non ho... diciamo in una coppia succedono diverse cose, no? Nel momento in cui si fanno i figli la coppia di fatto si può lasciare e quindi da soli di solito non ci riescono mai, sì. Un po' per le emozioni, un po' per l'impulso. Certo, però è anche vero che bisogna anche andare a definire, cioè chi sono questi mediatori, esatto. Qual è la loro formazione esatto. Qual è la loro, cioè ovviamente è un po' tutto essere, da definire, no? Certo. Cioè, e tra l'altro, ripeto, poi non imporla come obbligatoria. Esatto, già sarebbe un'altra cosa, cioè c'è proprio un impatto diverso. Proprio, tra l'altro la Convenzione di Istanbul lo stabilisce proprio che la mediazione è facoltativa, non è obbligatoria, è assolutamente non possibile nei casi, ovviamente è lavalissiano che nei casi di violenza non è possibile una mediazione, perché questo, la mediazione ti pone, cioè anche questo, il presupposto è l'equilibrio tra i due soggetti, lo stesso peso, quando in situazioni in cui di violenza, ma di violenza che anche spesso anche violenza economica, cioè nel senso uno dei due che guadagna e l'altro non guadagna, quindi c'è una assenza di autonomia economica e quindi puoi sentirti, come dire, limitata e quindi non è vincolata, no, dall'altro. Si crea anche uno stato di dipendenza, esatto. No, no, certo. assolutamente. Quindi. Poi un'altra cosa, cioè il... me la sono persa. Ok, allora se te la sei persa, scusate, vai, piccolo break. Io a tutte queste, diciamo, persone che vivono queste purtroppo esperienze sicuramente non piacevoli, dedico la prossima canzone che dobbiamo mettere, ragazzi, quindi abbiate pazienza anche voi. Vai. Che si chiama Don't Give Up, ovviamente, quindi non arrendersi, e l'artista è il nostro carissimo Dub Fakes. Hey, so let me escape the Babylon and let me live in a forest. Me run away from my addiction into the peacefulness. Me breathing in the energy to love and manifest. Me storing the and put it in me chest. Me meet a peaceful mommy, tell me that he must suggest to live a life of honesty and modesty and rest. Him speak to me of energy, a pure stabilist. I believe in evolution, I'm an interracialist. I said don't give up, we're gonna make it in the end. Don't give up, tell your neighbor, tell your friend. Abusiveness. The waves are now approaching. Can you feel the iciness? The world
wind is gonna change energy to Aquarius. We're moving the faster rate than supersonicness. The paradigm is shifting in collective higherness. So make a move and don't get used to Babyloniness. We're all in separation in this tiny universe. I said, don't give up. We're gonna make it in the end. Don't give up now. Tell your neighbor, tell your friend. Alright, I said, don't give up. We're gonna make it in the end. We'll make it now. Don't give up. Bow, wow, wow. Tell your neighbor, tell your friend. Yo, massive respect going out to all them people that supported us along the way. All them people that saw us at the festivals, on the streets, in the clubs, sharing the music. Shout out to all the bass heads, to my boy Tiki and all the New Zealand crew. Peter Kim, keep that denim alive, boy. To my boy BT and all the Bristol crew. Snarefall, Mr. Woodknown, Little Reese, Eva Lazarus, Andy V, to Kumar and Evan Tweedy, Lala and the Booyah, to MC Xander, to Kato and Willie Handguns, to Bishop and Shadowbreaker, especially to the Flower Fairy. I love you, baby. And anybody else we missed, don't give up. Ed eccoci di nuovo con la nostra piccola interruzione, ma riprendiamo subito il nostro discorso molto importante, direi. Infatti la domanda che ti volevo fare prima era proprio sull'alienazione parentale, che è anche introdotta nel contratto di governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, che pur se non poi portato a termine il decreto, il disegno di legge Villon, comunque nel contratto rimane come questa clausola, giusto, del decreto dell'alienazione parentale. Io volevo chiedere di parlare di questo proprio perché è un argomento sottovalutato ma importante e fondamentale, perché è la misura proprio di quello che stiamo vivendo. Sì, allora l'alienazione parentale, cioè questa che viene da, per cui c'è volontà sia di Pillon, ma nello stesso contratto di governo, di introdurla nella materia della modifica delle condizioni modifica del diritto di famiglia, questa presupposta sindrome per cui un figlio non vuole vedere l'altro genitore perché convinto dall'altro. Ora, questa è una diciamo così un concetto che non può essere chiamato neanche sindrome, perché non risulta in nessun libro medico come patologia, ok? Poi tra l'altro parlare di sindrome perché è stata introdotta da personaggi un po' biechi anche negli anni 80-90, se non sbaglio, di origine proprio teoria di origine americana. Vabbè, questo è sovrasseriamo su questo discorso, su chi è che la creava, insomma. Che sarebbe interessante, che sarebbe pure interessante, però abbiamo poco tempo e quindi chiudiamo le nostre parentesi rendendo un po' di informazione e curiosità al riguardo. Scusaci. Niente, no, assolutamente. Quindi il disegno di legge Pillon vuole introdurlo, lo introduce questo sindrome, e soprattutto la norma e la tratta molto più in modo più importante rispetto che non la violenza, perché secondo questo disegno di legge anche la sola possibilità della sussistenza di questa alienazione parentale porterebbe alla possibilità del riconoscimento non più dell'affidamento condiviso ma dell'affidamento esclusivo. Dall'altra parte la violenza invece non viene appunto considerata, e solo dopo una sentenza di condanna poi si richiederebbe l'applicazione dell'affidamento esclusivo, ad esempio. Quindi una disparità, diciamo così, di considerazione proprio delle due. Posso dire che era una carognata fondamentalmente, cioè ci sta magari nel dire del genere. Sì, diciamo che nella... Cioè la violenza nei confronti del partner, del convivente, insomma, la persona... È sottovalutata, mentre viene data più importanza a questa
aspetto che non si basa su nessun tipo di teoria. Poi, qui, diciamo, c'è anche una, diciamo, un piccolo elemento, diciamo così, storico, nel senso del perché questo disegno. Per capire, forse. Allora, generalmente l'alienazione parentale è una, diciamo così, una lamentela che generalmente manifesta il padre, ok? Nei confronti della madre. La violenza endofamiliare invece è percentuale, è invece vissuta dalla donna nei confronti dell'uomo. Il disegno Pillon nasce e comunque trova la sua evoluzione anche sulla scorta di quella che sono le associazioni dei padri separati. Quindi si spiega questo trattamento in un certo modo. E perché lasciare soltanto alle associazioni dei padri separati la... No, questo è perché ha preso, insomma, come posso dire, probabilmente... gli interessava questo tipo di argomento, insomma, spunto era quello, insomma, uno spunto, ecco. Beh, però insomma, però per giustificare, probabilmente, cioè, lo dico per giustificare anche la mentalità che c'è dietro a questa scelta un po' misogina e sessista, tra l'altro, questo posso dirlo, diciamo, perché... che ognuno si può fare la sua chiara opinione al riguardo, e per carità. L'argomento è bello complicato, molto, però molto, molto servirebbe complesso, conoscerlo molto meglio. Almeno io, da quello che ho visto, a parte che chi è che ne ha trattato, poi te lo stavo dicendo prima, chi è che ha trattato questo argomento è stato proprio una trasmissione presa diretta. Io l'ho vista casualmente 2 mesi fa e dall'epoca ho cominciato un po' a seguirla sta vicenda. Poi ecco tutto quello che sta accadendo, i sviluppi ultimi di Pillon. Però insomma, mi ha colpito proprio il fatto che sì, che avessero interpellato associazioni maschili, diciamo, scusa, di genitore, per enucleare, insomma, per dare comunque il via a questo nuovo disegno di legge, insomma. Quindi, poi quello che mi ha colpito è che non conoscendolo bene, poi non viene più seguita questa vicenda, e ho visto che ci sono poche donne sono al seguito di questa situazione, sono poco a conoscenza. Oh, io non vorrei andare a finire. No, vabbè, la lotta si fa, cioè, insomma, abbiamo anche territorialmente, insomma, abbiamo fatto anche, infatti, con la Casa delle Donne, eccetera, a livello nazionale, assolutamente. Infatti, c'è la rete del dire, insomma, c'è stato un grande movimento. Se voi come associazione avete anche qualche cosa, qualche... state organizzando qualcosa? Abbiamo fatto le manifestazioni a novembre, questo me lo ricordo, poi sempre presenti comunque nella rete assolutamente. Però ci sono anche degli altri progetti in vista, insomma, qualcosa organizzata in futuro. Ancora niente di, diciamo così, certo, definito, ecco. Ah, quindi aspettiamo un po' anche nell'attesa degli eventi che, okay, sì, come si stanno sviluppando. Perché veramente ho visto molte donne di una certa età, e poi mi ha colpito il fatto che comunque non ci fossero donne giovani, che dovrebbero essere le prime probabilmente un pochino più coinvolte nella cosa. Forse ho pensato, magari c'è poca conoscenza di quello che sta avvenendo. Tu sei qui anche per questo, insomma, per dare un po' di informazioni. Quindi, diciamo che le giovani sono state molto coinvolte più dalla, no, contromanifestazione, diciamo. Esatto, dove ha voglia, se ce ne, sì, no, ce ne sono state. Donne. Cioè, assolutamente, a Verona, sì, al World Family Congress, no, insomma, esatto, 100.000 esatto, persone per esatto, strada. Esatto. Però insomma, prima della manifestazione non ho visto tutta questa partecipazione, adesso sì, certo. Beh, forse dopo... anche perché comunque, visto, quando fanno questi disegni di legge, appunto, dicono delle cose, poi ne traversano altre. Oh, capito. Poi certo, e poi in linea di generale, magari uno, quando si fa una legge, si cerca di fare una legge. Quando c'è un progetto di solito diretto, non sono puliti e chiari, insomma, ammettiamolo. Cioè, no, però, oppure magari, ecco, si dice della mediazione, allora, ecco, magari viene l'idea, dice, ah, però forse può essere utile, no? Certo, no, in linea generale, poi dopo, quando tu vai a vedere nel dettaglio qual è la normativa, allora dopo te spaventi perché dici, ma certo, non è possibile. Certo.
Allora, se mi permetti, quando se vuoi, se ti fa piacere oggi che ci hai conosciuto e sei venuta qui in trasmissione con noi, e grazie per questo. Però se ti va, andando avanti un po' con questa cosa, quando avrai magari ci aggiorniamo ulteriori informazioni, a noi ci piacerebbe riaverti e magari no, continuare un po' il discorso, ma solo perché noi abbiamo questo tempo che è limitato e invece ci sarebbe da assolutamente da proprio guarda, cose. Pillole qua là di informazioni, come dire, noi lo diciamo in forza sempre. Rinforzano l'informazione che rinforza, esatto. Rinforzino di pillola, esatto. Rinforzino, ogni tanto ci sta. Allora, mentre aspettiamo di salutarci definitivamente, metto un altro pezzo di una ragazza veramente fantastica. Io non so se prima hai sentito, ma stiamo mettendo per lo più oggi solisti al riguardo, quindi quelle persone che hanno due così e si fanno tutto completamente da soli. Questa ragazza in particolare, questa ragazza in particolare, anche lei ha partecipato a un sacco di manifestazioni, è stata coinvolta in un sacco di manifestazioni, soprattutto per il discorso, omosessualità e manifestazioni pro a tutto questo, e ve la faccio conoscere perché è una ragazza molto interessante. Il suo nome è Tash Sultana e il pezzo si chiama Jungle.
poi ci sarebbe anche questo. Eccoci di nuovo, ok? Allora, ricordiamo a tutti quanti che noi siamo qui con la nostra cara Simona. E dici il tuo cognome, Schiavoni. Schiavoni, ok. Lo dovevi dire tu, nome e cognome, l'hai detto all'inizio. Io non c'ho. No, io già. Ma perché mi conosce per Simone? No, ho capito. Però quindi io non sapevo nemmeno io che si chiamasse Schiavoni. Sì, sì, si invitano le persone, la prima cosa, nome e cognome. Cioè, beh, beh, dai, scusa, io devo pure chiedere le scuse perché ti ho presentato come in una figura che non sei, insomma, la rappresentante legale, quale presidente della. No, è Paola Gigante. Paola, grande Paola. Ciao Paola, ciao, grande Paola. E va bene, abbiamo purtroppo altri soli 3 minuti. In questi 3 minuti ringraziamo tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Grazie, vi dobbiamo tantissimo. Grazie. Vi aspettiamo dunque venerdì prossimo per una puntata speciale dove do subito un'anteprima. Ragazzi, io sono di Narni. Da noi in questo periodo inizia la festa a Narni, la famosa festa di maggio, la corsa all'anello. Per cui avremo degli ospiti speciali al riguardo. Per cui a tutti i narnesi interessati, mi raccomando, ci vediamo venerdì prossimo. Ma anticipa qualcosa oppure non vuoi anticipare niente? No, non anticipo niente, nulla, okay. Perché giustamente c'è tutto, ogni cosa ha il suo tempo, giusto? Certo, sì. Una la butta là, quindi basta. Esatto, no, poi basta. È bello, la festa a Narni è proprio l'inizio dell'estate, la sono primavera. San Geminese, diciamo che... Anche la loro però è molto bella. Narni inizia e San Gemini finisce. Quindi a settembre proprio quella di San Gemini finisce. Esatto, purtroppo noi tendiamo un po' a farci la guerra anche tra noi. Ma tu vieni prima di settembre, tra l'altro, non solo a parlare poi della corsa, della festa a San Gemini, ma anche per farci compagnia, parlare, insomma, raccontarci quello, faccio un salutino, assolutamente. Poi ci sarà da parlare anche qualcun altro della tua famiglia che verrà qua dentro in trasmissione, vabbè, ma questo riguarda anche Valentino, probabilmente. Riguarda Valentino. Vabbè, questa cosa io non l'avevo incagliata. Allora, aspettate, ragazzi, volevo mettere l'ultimo pezzo che ovviamente non riesco a trovare. Eccolo qua, benissimo. Ci salutiamo dunque, grazie a tutti di nuovo. Il prossimo pezzo è uno dei miei pezzi preferiti, che non c'entra niente con i solisti, però c'ha voglia di riascoltarlo e quindi niente, lo metto giustamente. Ciao a tutti! Baci! Asking where the gun dev rasta, but I don't know what you're talking about, so beg your pardon, Mr. Officer. I am a soldier for Jah, who's protected by the scriptures, and I no see no gun, but I'm looking in the face of a vampire. Master,
I'm here to set your people free. Peace is my philosophy. Hey, willy bang bang, willy bang bang, willy bang bang. Slave master, I'm here to set your people free. Peace is my favorite.